Buongiorno amiche e amici di Vediamoci Chiara. Oggi è con noi la nostra amica, la professoressa Roberta Rossi. Buongiorno Roberta. Ecco, Buongiorno Maria Luisa, buongiorno a tutti e a tutte. allora Roberta, oggi volevo indagare con te il tema della sessualità over, non diciamo over cosa, dai, siamo buone e clementi, siamo buone e clementi. Allora, la sessualità indubbiamente cambia, no? Cambia anche per effetto del naturale calo degli estrogeni. Ma cosa possiamo fare noi donne per mantenerci attive sessualmente, per non perdere la voglia del partner? Che questo secondo me è un tema molto importante. Guarda, la prima cosa che mi viene da dire è che se siamo dotate ancora di curiosità e di voglia di divertirci, già questo ci aiuta tantissimo. Quindi, e soprattutto se il sesso che abbiamo vissuto anche precedentemente è stato motivo di non solo di piacere, ma anche di divertimento. Queste sono caratteristiche che sicuramente aiutano a voler continuare, a continuare ad avere una motivazione importante anche quando, per esempio, ci sono degli aspetti biologici un po' inevitabili che vanno a diminuire appunto non solo gli estrogeni, quindi e quindi vanno a colpire il nostro desiderio e a creare insomma qualche problema nella zona genitale. Quindi queste caratteristiche permettono di aver voglia di continuare a scoprire e a riscoprire, mi verrebbe da dire, una nuova sessualità, facendo fronte ovviamente a quelle difficoltà che invece, con le quali invece ci dobbiamo insomma un po' misurare. Ovviamente dobbiamo avere anche un partner o una partner, perché dipende come siamo in coppia, che abbia altrettanto voglia di continuare a condividere con noi questo momento di benessere, che anche a sua volta non abbia delle difficoltà o delle remore, diciamo così. Le remore a volte, sai, sono anche legate a un corpo che cambia proprio, no? L'invecchiamento che viviamo non sempre bene, a dei ritmi proprio di vita che cambiano anche successivamente. Quindi, insomma, avere anche un partner che in qualche modo ci viene dietro, che comunque ci rimanda questo discorso, e noi lo rimandiamo a lui o a lei, questo discorso della desiderabilità, sono tutti aspetti che comunque aiutano. Poi, da un punto di vista pratico, probabilmente, ecco, molte donne dichiarano che continuare ad avere una sessualità, per esempio, dopo la menopausa è molto più rilassante, perché per esempio non hanno più il doversi preoccupare appunto di gravidanze che magari ad un certo punto della vita non sono più tanto desiderate, e quindi di non utilizzare neanche dei metodi, di non dover utilizzare metodi contraccettivi, e quindi si sentono più libere, no? Cioè questo gli dà un senso di libertà proprio nella loro sessualità. E alcune donne addirittura riscoprono proprio, no, una sessualità non solo più libera, ma anche più piacevole da questo punto di vista. E altre donne invece prendono un po' spunto dall'idea ormai antiquata, l'abbiamo detto in lungo e largo, del fatto che la menopausa corrisponda al momento in cui si attaccano un po' le scarpette al chiodo della nostra sessualità, si legano a questo concetto e quindi poi si demotivano proprio, no? Cioè non si sentono, ormai è andata, ormai è passata, e quindi insomma. Io certe volte dico, beh, forse per alcune, forse bisogna anche, come dire, accettare, no? E non criminalizzare necessariamente, dire ok, no? Ci sono donne che, per esempio, dicono: ho già dato tanto, sono a posto così, no? Allora, rispetto ad alcune esperienze, forse dobbiamo anche, come dire, accettare e non necessariamente spingere queste donne che non sono motivate o che comunque hanno già vissuto delle belle esperienze precedentemente. Per altre invece vanno un po' sollecitate, possono essere sollecitate e motivate a continuare a prendersi una sessualità, che poi è una sessualità che può essere anche più ludica successivamente, no? Perché anche lì perdiamo un po' quell'idea della prestazione, non dobbiamo più, come dire, rispondere a nessuno, no? Della nostra vita sessuale, quindi ci sentiamo anche più liberi da questo punto di vista. E allora si può essere anche più liberi di giocare. Quindi, in questo senso, dico, se abbiamo un partner, no, che in qualche modo ci viene dietro, o è altrettanto appunto una persona che ricerca questo aspetto di gioco nella sessualità, può essere veramente un buon incontro.
Poi, quando serve, ovviamente, non ne stiamo parlando, però è importante ricorrere anche a farmaci, ad integratori che ci aiutano a superare invece quelle situazioni e condizioni specifiche. Per quanto riguarda la donna, il discorso della secchezza vaginale e del dolore, per quanto riguarda l'uomo, magari il discorso appunto di una erezione che non, come dire, non si mantiene tantissimo, no? Tanto, non tantissimo, non si mantiene tanto o non avviene proprio. Quindi ecco, lì dobbiamo sapere che ci sono dei farmaci che possono comunque aiutare, quindi che se c'è la curiosità e la motivazione, ma il nostro corpo non ci viene troppo dietro, possiamo aiutarci da questo punto di vista. Ah, questo sicuramente, tra l'altro il fatto che alla nostra età verosimilmente il nostro partner avrà più o meno l'età nostra, quindi avrà problemi analoghi, questo un po' ci aiuta sicuramente. Esatto, esattamente, esattamente. Perché anche l'uomo fa questo discorso qualche volta, cioè il discorso dell'attaccare le scarpette al chiodo, non sembra, ma perché appunto l'idea dell'uomo è sempre l'idea del macio, no? Sempre pronto, mentre invece ci sono uomini che arrivano appunto ad una certa età, anche loro che a un certo punto, un po' perché sentono che la loro fisiologia non è più quella di una volta. Si demotivano anche loro, no? Quindi non sono più portati. Però, come diciamo spesso in questi casi, la sessualità non è solo erezione e penetrazione, eh? La sessualità è veramente un piatto molto ricco con tante componenti e quindi abbiamo la possibilità anche di prenderci altri aspetti di questa sessualità senza considerarli di serie B e anzi, no? Riscoprire il corpo, riscoprire le carezze sul corpo, riscoprire proprio un'intimità diversa può essere molto interessante. Certo, assolutamente. E poi una cosa, se posso permettermi di anticipare probabilmente qualcosa che avresti detto tu, parlare con l'altro, perché questa è una cosa fondamentale. Il fatto che magari, ecco, Assolutamente. anche l'altro abbia i suoi problemi non vuol dire che non ci ama più, ma che anche lui sta attraversando una sua fase, no, di difficoltà. Ecco, questo sicuramente io penso che sia un aspetto molto importante che noi donne dobbiamo imparare a fare, anche noi che veniamo da una generazione che magari è un pochino più di fatica a parlare Sai di che questi c'è? Che temi, no? molto nel tempo purtroppo ha contato il fatto che le persone pensavano che non ci fossero rimedi per tutto questo, no? Mentre invece noi tutto sommato in questo momento storico stiamo vivendo una situazione in cui i rimedi ce ne sono. Quindi parlare, parlarne con uno specialista è molto importante perché ci può aiutare a trovare la giusta strada per poter affrontare e non doverci rinchiudere in una sorta di rassegnazione. Per carità, ripeto, poi chi vuole essere rassegnato, che sia rassegnato, non dobbiamo convincere nessuno. Però per tutte quelle persone che vorrei ma non posso, ecco, sapere che invece rivolgersi a uno specialista, che sia un sessuologo, che sia appunto un ginecologo che si occupa di sessualità, un andrologo che si occupa di sessualità, beh, può essere veramente un momento di confronto importante perché si possono trovare molti rimedi per poter tornare a viversi appunto un momento di intimità e di sessualità sereni. Benissimo, benissimo. Roberta, noi ti ringraziamo ancora una volta per essere stata qui con noi e ci vedremo sicuramente online e forse anche dal vivo, ragazze. Quindi stay tuned per le novità Grazie, su Vediamoci Chiara. A grazie, grazie presto. Maria Luisa, a te come sempre, grazie.